Parte un'accelerazione imprendibile, però qui da dritto Jastrzemska. Costringe sulla difensiva Muguruza e poi la lascia non ferma, ma immobile. Riesce qui a contenere la potenza della prima di servizio di Muguruza. Jastrzemska, altra situazione di vantaggio Muguruza, altra chance per il 2-0, per il primo allungo. Game, Muguruza. E Muguruza dà seguito al break ottenuto in apertura. 2-0 in suo favore. Due game combattutissimi, entrambi i vantaggi, soprattutto il primo. È durato qualcosa come 12 minuti. Due game che Muguruza ha risolto a proprio favore. Terra via lunga la risposta con il dritto. Questo è un gran passante in corsa, molto veloce nella copertura del campo qui Jastrzemska, resistito alla pressione, alla spinta di Muguruza. Risposta con il lungolina vincente di Muguruza. 30-15. Perde compostezza qui Muguruza al momento dell'impatto. 40-15. Due chance per cancellare lo zero. Vincente direttamente in risposta di Muguruza, splendido l'anticipo con il rovescio. Due risposte vincenti in questo game, una in lungolinea, l'altra con l'incrociato, sull'incrociato. Nastro accompagna in corridoio il dritto di Muguruza e allora si sblocca nel match Jastrzemska tenendo il servizio e smuovendo lo zero dalla casella dei games. 2-1 Muguruza.
tennis non ti basta mai? Affrettati allora! Riapre la biglietteria per gli internazionali BNL d'Italia 2019. Non perdere tempo. Visita il sito internazionalibnlditalia.com e acquista anche tu il tuo biglietto. Internazionali BNL d'Italia. Sorridi. È tennis. Let's spend the night together. Vantaggio per Garbini e Muguruza in questo scorcio iniziale dell'ultimo quarto di finale, il torneo di Joaquin. C'è un unico precedente tra Muguruza e Jastremska, si è disputato sul finire della scorsa stagione agli Open di Lussemburgo, con Jastremska che si impose nettamente sulla spagnola facendole appena 5 games, 3-6-2. Quel torneo degli Open di Lussemburgo si disputava la settimana successiva al primo titolo in carriera conquistato da Jastremska a Hong Kong. Torneo quello di Lussemburgo nel quale Jastremska ricevette uno speciale exent, uno speciale invito, e riuscì a compiere anche lì un exploit dopo l'altro, arrivando quasi fino in fondo. La sua corsa si fermò soltanto in semifinale e in quel torneo, l'ultimo della stagione, Jastremska tra le altre sconfisse Muguruza e cedette in semifinale poi a Belinda Bencic, ma soltanto al tiebreak del terzo set, prosciugata dalle fatiche e dai tanti match disputati quelle due settimane. Bencic interruppe una striscia di 8 match vinti consecutivamente da Jastremska. Fatto tutto alla perfezione qui Muguruza, insistendo sul contropiede.